Nella seconda categoria troviamo i nomi con il tema in consonante nasale e il nominativo in O. Ecco alcuni esempi. Homo hominis, l'essere umano, magnitudo magnitudinis, la grandezza, cupido cupidinis, il desiderio. Come i nomi che abbiamo appena visto, hanno il nominativo in O alcuni nomi femminili che derivano da radici verbali e che indicano un'azione astratta. Per esempio, scriptio, genitivo scriptionis, indica l'atto dello scrivere e deriva da scribo, scrivere. Dictio, dictionis, indica l'atto del dire, del pronunciare e deriva dal verbo dico, dicere. Che cosa hanno in comune questi sostantivi? In primo luogo, derivano tutti da una radice verbale alla quale si è aggiunto il suffisso nominale tio, che indica un'azione astratta. Per esempio, scribo, radice verbale scrib più tio, ha dato origine a scriptio scriptionis. La B della radice verbale si è trasformata in P davanti alla consonante T del suffisso. In secondo luogo, questi sostantivi hanno il tema in nasale. Per esempio, scriptionis, il tema è scription. In terzo luogo, il nominativo singolare di questi nomi è sempre in O. Scriptio, scriptionis, dictio, dictionis. I nomi che abbiamo visto fin qui si declinano come quelli maschili e femminili con il nominativo sigmatico, per esempio lex legis. Avranno quindi le stesse desinenze per il singolare e per il plurale.